È un intreccio di arte, di filosofia, di matematica e anche di psicologia. La ricerca del personaggio che andremo a conoscere oggi. Un personaggio veramente che ha dedicato proprio tutta la sua vita a cercare un qualche cosa che comunque è molto racchiuso in questo volume che troverà proprio fra pochi giorni anche una sua presentazione nell'ambito della provincia di Biella. Andiamo a conoscere dunque il professor Roberto Bertagnoglio. Grazie veramente di essere nostro ospite. Parliamo subito ai nostri telespettatori di questo. Parlare di ricerca a volte veramente sembra molto difficile perché è un argomento particolare. Possiamo magari cominciare a conoscere l'uomo, Roberto Bertagnoglio, biellese, cioè come nasce tutta questa costruzione di questo pensiero veramente poliedrico sotto diversi aspetti e poi ovviamente che si racchiude in questo volume. Ma io penso che tutti gli errori che ho fatto nella vita e tutte le scelte sbagliate anche degli studi mi sono servite. Mi sono servite perché sono andato in varie discipline diverse. Senza un piano preciso, ma questo l'ho recuperato dopo e questa conoscenza, non so, dal geometra alla filosofia, insomma, i miei studi sono stati vari, ecco, Unendo, ecco, vari studi e poi invece a livello universitario, filosofia, ecco, cioè quando ho filosofia. raggiunto l'università finalmente ho fatto quello che volevo fare da grande, ecco, cioè, Era quello. sì. Ma è l'esperienza della vita, cioè anche quelle negative penso che servono. Cioè, io ho avuto la vita divisa in due, cioè dai 38 anni in avanti, cioè ho avuto un ictus, A 38 sì, anni un ictus. cerebrale, e subito per qualche anno sono stato nel pallone, come si dice, ecco, cioè non sapevo, cioè, Un ictus che nell'ospedale. l'ha praticamente cosa immobilizzato. Sì, in primi tempi sì. Nell'ospedale ho ripetuto l'elementare, cioè avevo una maestra elementare che mi faceva ripetere il linguaggio e tutto. Quindi come se uno ripartisse da Sì, zero. praticamente sì. E poi mi sono ripreso e questa esperienza mi è servita anche per i miei studi, perché ho verificato tante cose e poi ultimamente sono venuto a scoprire che chi ha avuto una lesione come la mia, degli emisferi, eccetera, è fa facilitato in certi studi come i miei, eccetera, eccetera. Cioè, Sembra una sembra una cosa. cosa stranissima. Cioè, io avevo già intrapreso questi studi, però penso che mi mancava tutto il bagaglio della neuroscienza e penso che sia andato in questa direzione anche attraverso questa spinta mia personale. Cioè, non so che mediazioni ci sono state a livello di cervello in questo senso. Comunque. Quanto è durato quel momento, possiamo dirlo buio, ma poi non così buio, perché è stato un momento da una parte molto buio e dall'altra parte quasi di luce che di nuovo riaffiorava? E per i miei 6 o 7 anni sono stati duri, cioè, ho interrotto tutto, però, cioè, ho subito questa esperienza. E poi nella scuola stessa ho continuato a insegnare, eccetera, però visto che non riuscivo più a tenere la classe, eccetera, mi hanno dato un progetto particolare, un progetto speciale, che all'inizio la prendevo come un'umiliazione, eccetera, perché Perché dice non sono fuori più dalla capace a classe, fare. eccetera. Visite, mi dicevano che non potevo più avere la classe perché non potevo più raggiungere certi concetti universali. Cioè, comunque sia, questo progetto particolare, ho durato 5-6 anni, mi ha fatto conoscere anche i bambini dell'elementare, cioè bambini anche di primo elementare. E lì ho sperimentato indirettamente, perché io le seguivo tutte le materie, anche nella teoria degli insiemi, ad esempio, Certo, eccetera. certo. Indirettamente ho sperimentato certe cose che, se non avessi avuto questa esperienza, Era non potrei. difficile arrivare a quelle Sì, cioè, conclusioni. adesso sono convinto delle mie teorizzazioni, eccetera.
anche per queste cose, cioè questa esperienza diretta dei bambini dell'elementare. Cioè, dopo cioè, voglio spiego questa esperienza. Cioè, io a me ho teorizzato per qualche anno che gli oggetti mentali in cui si forma il pensiero sono allineati in un certo modo, cioè subiscono molte modifiche. Ad esempio, la modifica essenziale è che noi abbiamo la mente due emisferi, e questi emisferi, praticamente l'evoluzione ha formato questi due emisferi, ma non è detto che andasse veramente così. Cioè, secondo alcuni, questi doppi emisferi sono un'anomalia no, del cervello. Comunque sia, questi emisferi sono praticamente simmetrici, cioè simmetrici, parlo di simmetria semplice, sì, speculare, sì, cioè certo, una cosa uguale ma completamente diversa come lo specchio, ecco. Simmetrici e allineati, cioè e questa simmetria mi ha fatto pensare che questo dualismo influenzasse tutto lo sviluppo del pensiero, dico occidentale perché certo, è quello che conosco meglio, certo, è quello che ha portato anche determinate scelte fisiche, scientifiche, anche la quantistica, la relatività, eccetera, eccetera. E nel corso della filosofia io ho notato dall'inizio proprio che cioè la cosa più tremenda di risolvere in tutta la storia del pensiero è far quadrare quello che è dentro di noi, il soggetto, e quello che è fuori di noi. No? C'è sempre stato uno scarto, ecco. E questo scarto, lo vediamo dall'inizio, non so, periodo cosmologico, ad esempio, della filosofia, che è il periodo presocratico, rivolto all'esterno, poi certo, c'è il periodo antropologico, quello di Socrate e dei sofisti, che è rivolto verso l'interno, poi c'è un periodo che è di bilanciamento, quello di Platone, di Aristotele, eccetera, che bilancia, ma all'inizio, cioè, il problema essenziale di tutta la storia umana, il problema, secondo me, percettivo. Ma e perché allora i bambini, tornando ai bambini, per quale motivo i bambini hanno avuto questo... cioè praticamente questo allineamento degli oggetti mentali che sono alla base del nostro, sì, pensiero, anche di quello matematico, certo, anche se c'è un passo in più dal simbolo, il segno complesso, eccetera, questo è dentro di noi, è come un bavaglio. Sì. E questo allineamento è simmetrico e deterministico. Ora, provare questo nella matematica mi è servito proprio l'insegnamento dei bambini. Con perché? I bambini. Perché a un certo momento, anche nella scuola dell'elementare, ad esempio, soprattutto quelle di prima elementare, anche se, come diciamo noi in piemontese, tanti sono indietro di comprendogno, oppure anche gente multietnica che non sapeva niente di niente, ma la teoria degli insiemi era una teoria intuitiva, subito. Quindi riuscivano ad afferrarlo anche se avevano delle difficoltà. Questo mi ha portato a pensare, a provare, che la teoria degli insiemi, che è l'inizio della matematica, sì, con certi passaggi che non sto qui a fare, si arriva alle equazioni base, certo, anche della fisica. Certo, ecco. Cioè, però l'inizio è sempre, ecco, quella, rimane proprio... Avevano questa anomalia, cioè l'inizio della matematica, cioè era praticamente una rappresentazione di questo schema mentale, la teoria degli insiemi, con tutti i difetti, cioè simmetria e determinismo. Ora, con la fisica classica nessun problema, perché la fisica classica è deterministica. Con la fisica quantistica, che è asimmetrica e indeterministica, e i problemi allora di questo bagaglio che è alla base della matematica odierna, è un problema. Cioè, praticamente, insomma, noi partiamo con un handicap, sì, giusto? Sì. Partiamo con un handicap che è determinato
da questa anomalia che sta negli emisferi. Ho capito. Perché praticamente ci sono stati degli studi di questa mente, divisa in due, ecco. E questi studi hanno dimostrato che forse l'evoluzione per milioni di anni dell'uomo attraverso il dualismo uomo-natura ha portato questa lotta a alla formazione di certi emisferi, no? Certo. Cioè, e poi c'è stato anche la formazione della psiche, cioè questa coperta emisferica, cioè parlo così semplicemente, si è depositata la psiche. E pensiamo quindi, a quella freudiana, sì, divisa dualismo, anche certo, questa, in conscia e conscia. Ecco. E questa psiche freudiana posata sopra, Freud aveva delle intuizioni eccezionali, perché 50 anni prima, o un secolo prima dello sviluppo di tutta la neuroscienza, ha già intuito quello che è la coscienza neuroscientifica, che praticamente si divide in sistema non specifico che viene dall'esterno e sistema specifico, contesto, che viene dall'interno. Anche la psiche freudiana, con i suoi derivati dall'esterno, degli apparati, sì, visivi, sì, acustici, sì, eccetera, e quella dell'ES che viene dall'esterno, praticamente si deposita ed è perfettamente coerente con questa visione. Ecco, Roberto, però, senti una cosa che mi incuriosisce a questo punto, anche perché è difficile entrare ovviamente in questo argomento che, questo volume credo che, e tu me lo confermerai, è rivolto soltanto a poche persone. Adesso credo che non sia una lettura così semplice. Di scriverne un altro, cioè per molto più diluito, per non addetti alle ore. Ecco. Però quello che mi incuriosisce è questo. Tu prima dicevi Freud che aveva una mente letta anticipato. Cioè, in effetti voi che fate della ricerca, che fate ovviamente degli studi particolari, cioè, è fondamentale avere questa intuizione che a un certo punto quasi si accende la luce e dici, ecco, sta lì il bivio giusto. Nasce questa intuizione? Sì. Tu l'hai avuta? Hai avuto dei momenti? L'intuizione si hanno quando si guarda una cosa per 20 anni e se sembra normale. Poi a un certo punto, come la mela di Newton, no? Cioè, certo. Cade una mela, è sempre caduta. È sempre quella. Newton ha avuto l'intuizione di dire perché cadono le mele e non stanno per aria, ecco, cioè perché c'è la porta di gravità. Ecco, quindi ecco, è proprio veramente quella, quel momento che scatta, quell'intuizione che... Ma ascolta, tu come ti definisci? Ricercatore? Cioè, la giusta definizione... Metafisico. una volta essere metafisici non vuol dire essere esoterici, eccetera, eccetera. Ecco, essere metafisici vuol dire semplicemente andare al di là, oltre la fisica. Cioè, coniugare praticamente la fisica. Una volta, al tempo di Socrate, non c'era la neuroscienza, non c'era la psicologia, non c'era la psicologia. Si leggeva... C'erano i miti, come il mito della caverna, ad esempio, che erano già intuizione di quello che... Cioè, intuivano già che la realtà così com'è, così come lo vedono i biellesi, che sono tanto San Tommaso, a volte non è così com'è. Ecco, cioè... Quindi, non diamo niente per scontato? No, ormai si arriva al punto, ormai, con la neuroscienza... Di mettere in discussione anche la tridimensionalità. Ecco, ascolta una cosa, ma questo mettere in discussione ogni cosa non ci fa sempre stare al palo, fermi praticamente, perché poi alla fine, tu fai un passo e dici sì, ma non è vero, non è detto che sia così, e allora torniamo a ridiscuterlo. Cioè, non c'è il rischio praticamente di... No, il rischio è l'opposto, quando... il pensiero si ferma, quando si ferma la dialettica, arriviamo al dogma. Il dogma è una verità indiscutibile, e guarda quello che succede nelle religioni, quando si arriva ai dogmi, ci si scanna. Chiaro. Perché non esistono due verità. Una delle due
è destinata a soccombere, cioè rimane praticamente, ecco, cioè, l'assoluto del... Invece per noi filosofi la realtà, cioè la verità, non è un dogma, è un processo in formazione, no? Sempre. Quindi un'evoluzione continua, sì, che sì, prosegue ovviamente nel pensiero e lo continua a modificare per... Noi abbiamo il vizio di universalizzare i concetti, cioè prima di ora il dogma, cioè c'è questo vizio, cioè... Parliamo di uomo, sì, in generale, sì, ma di che uomo parliamo? Dell'uomo di Neanderthal, dell'uomo di oggi? Cioè, l'uomo come concetto generale non esiste, è una formazione comunque. Popolo, adesso si usa molto in politica la parola popolo, ma cosa vuol dire? Cioè, questo popolo, cioè, è un termine talmente ampio, cioè, che va dagli ex comunitari ad Agnelli, cioè praticamente non si sa cosa sia. Non dice nulla, quindi, ecco, dicendo... utilizzando Danieli, quel termine. Cioè, insomma, praticamente i concetti universali sono la base del dogmatismo, perché andando avanti così ci si ferma nella dialettica, cioè, e anche la scienza ha questo male interno, perché c'è stato molti, due secoli che è andato avanti un certo positivismo scientifico, che era indiscutibile, la realtà oggettiva, come parliamo prima, la realtà, cioè, era indiscutibile, non si poteva toccare. I primi che l'hanno toccata sono i quantistici, come Niels Bohr, certo, Heisenberg, eccetera, che hanno detto basta osservare la realtà che si cambia già, perché i fotoni, che sono la realtà, eccetera, si inseriscono nella retina, eccetera, e la misurazione della realtà è già diversa, cioè osservando la realtà, questa realtà non è più la stessa. Ho capito. Anche in scienze. Ascolta, ma nella vita di tutti i giorni, Roberto Bertagnoglio chi è? Nella quotidianità di tutti noi. Cioè, prima andavo a scuola, eccetera. Adesso praticamente divido il mio tempo nello studio. Che studio hai? Descrivicelo, il tuo studio. La mia casa è un po' una casa particolare, perché... è storia lunga, cioè una casa che l'ho cominciata mio nonno a Cerione, sì, cioè a Vergnasco, frazione di Cerione, 100 anni fa. Poi mio suocero, che era un pittore di chiesa, l'ha dipinta tutta e l'ha rinnovata, e questa casa praticamente è la casa della memoria, si chiama, perché racchiude la memoria di un secolo, e praticamente è tutta dipinta, tutto pieno di scritti che mi ricordano vari passaggi della conoscenza. E, insomma, è difficile descriverla. Comunque, l'ha cominciata mio nonno, che era un grande personaggio, ecco perché io ci tengo a farmi chiamare Roberto Ettore Bertagnoglio. Perché Roberto Ettore Bertagnoglio. Ettore è il mio nonno. Perché la mia dinastia è Carlo... Alberto, Carlo Alberto, Carlo Alberto, Carlo, fino a quello che era in Crimea con la Marmora, che si chiamava Carlo Alberto Bertagnoglio, no? Ecco, che era l'ultimo bersagliere di Crimea l'anno, vabbè, una storia lunga anche questa. E poi mio nonno, da parte di mia madre, invece era un ingegnere, un famoso ingegnere francese che aveva progettato la Gare de l'Est, fra le altre opere, che stava in Francia o Parigi, sì, vedi la lapide Maffeo Ettore, ecco, cioè, ecco. E questa casa... Quindi questa casa racchiude praticamente, sì, racchiude la memoria di un secolo, ecco, di... un secolo, sì, di... Sì. Sì. E poi mio suocero, che era un pittore di chiese, eccetera, eccetera, che me l'ha affrescata tutta, cioè... Quindi è totalmente affrescata, sì, all'interno di questa... Purtroppo... certi affreschi sono soltanto non affreschi ma murales, e se ne vanno, perché mio suocero credeva di vivere eternamente, invece purtroppo 10 anni fa se n'è andato, purtroppo la casa è rimasta com'è. Comunque io non potrei pensare di vivere in un altro posto e pensare, cioè io non riesco a pensare profondamente se non nel mio studio in quella casa, perché sono circondato da non da morti, ma da vivi, cioè, perché i morti a volte sono vivi e i vivi sono morti. Cioè, questa è una grande verità. Senti, tu hai sposato? Una ragazza di Boriana.
che è una roccia che se non ci fosse stato lei non avrei neanche finito l'università, perché io... Quindi è conosciuta presto? Conosciuta sì, sì, sì. Sui banchi di scuola proprio? No, cioè l'ho conosciuta a 29 anni, perché io ero, cioè praticamente, è un'altra storia, avevo finito tutti gli esami, eccetera, assolutamente non volevo più dare la tesi, me lo stancavo, cioè... Eri demotivato? Colpi di testa, ah. È lei che... Che ti ha, sì, ti ha fatto in modo, sì, che tu ricominciassi. È lei che mi ha aiutato dopo l'ictus a venirne fuori. Si chiama? Tiziana Mancini. Tiziana. Eh? E quindi è una figura importante nella, sì, tua vita. Perché se non fosse forse lei, oggi sarei ancora in una carrozzella all'ospedale. Cioè, Quindi è importante la nostra forza di volontà a superare certi momenti della vita, ma è anche importante chi abbiamo accanto, chi ci sta vicino. È essenziale, sì. Mm. Perché io, da certa parte... per quanto riguarda la ricerca e tutto, cioè sono convinto di me stesso, eccetera. Certo. Per quanto riguarda le cose pratiche, ho demandato tutto. Tutto non, quella no, che è la quotidianità. Cioè, a volte mi sbaglio anche a aprire la porta della casa, cioè banche, non banche, vado nel pallone subito. Assolutamente non è materia. Subito vado nel pallone. Cioè. Figli? Una ragazza con 30 anni, 32. Perché se sbaglio la data dopo... Guai! 32 che è disoccupata perché ha fatto molti anni nell'asilo, ha fatto liceo linguistico artistico, sì, poi ha fatto cioè ha insegnato nell'asilo puericoltrice e poi adesso gli asili li chiudono a metà e è rimasta a casa comunque. Aveva iniziato a filosofia, poi ha smesso. E si chiama? Francesca. Francesca. Ti sarebbe piaciuto che averla magari vicino nei tuoi studi? Ma non so. Il destino è voluto così. E poi se avesse vicino, anche con mia moglie, eccetera, gente come me, metafisica, sarebbe una non, Difficile, non si andrebbe avanti nella casa. Difficile da sostenere, cioè. Immagino. Senti, questo ci sarà un momento di presentazione, dicevo? No, c'è già stato. Cioè, la presentazione ufficiale sì, però cioè, ci sarà una serata, sì, vero? Sì, ma non riguarda soltanto questo libro, ma riguarda anche i miei studi in seguito, perché questo è del 2011. In questi due anni sono andato avanti negli studi, ecco. E dicevi che c'è già in programma appunto la pubblicazione, sì, di un altro volume? No, cioè il programma è la conferenza sui miei studi. Ah, no, perfetto. No, un altro volume, perfetto, se ne parla fra 2-3 anni, cioè. No, la conferenza sui miei studi alla provincia all'11 ottobre all'ora 9, il cantinone. Nella sala del, sì, cantinone. Cantinone, sì. Senti, quando tu tieni appunto questi incontri, queste conferenze, che cosa ti interessa più che mai trasmettere nelle persone? Davanti ovviamente magari spesso tu ti trovi un pubblico così non preparato, non sempre magari adeguatamente preparato. Cioè, nonostante c'è qualcosa che tu comunque vorresti trasmettere di tutto quello che c'è dentro di te? Ma cioè, praticamente le cose sono difficili e complicate perché... Perché si pensa sempre che, vabbè, uno si spiega matematica, sa che fare un'equazione molto difficile, si sa già che uno deve sapere prima fare l'uno più due. Certo, ecco. Filosofia, stranamente, non la prendono così. Cioè, uno che spiega filosofia deve essere comprensibile a tutti le prime volte. E invece filosofia è come matematica, cioè ci sono dei termini e dei progetti che uno deve partire dal 2 più 2 per arrivare. La difficoltà è prima di tutto far capire questo, cioè che le cose non si danno così, cioè ci vuole una base. C'era Einstein che diceva, se riesco a capire, cioè a far capire mia nonna, il mio studio, cioè, allora sono valido. Vuol dire che sono, sì. Cioè, la moglie, cioè, la nonna di Einstein doveva essere un'astrofisica, comunque. Comunque, cioè, le cose però hanno un livello
ad esempio, come spieghiamo qui, come ho spiegato prima gli emisferi. Certo. Ecco, cioè, in due minuti ho spiegato 430 pagine, ma cioè, non è così, cioè, ci sono i vari livelli di spiegazione. Comunque c'è un livello che praticamente può essere compreso da tutti. Senti, ma quando tu eri, cioè, quando è nata in te questa veramente, questa prima è una passione, perché veramente è un qualche cosa che soltanto la passione ti può far andare e proseguire in questo tipo di studi, ma anche la capacità praticamente di compiere studi e ricerche di questa portata. Cioè, quando il ragazzino Roberto, quando avevi 12-13 anni, allora che consapevolezza c'era in te di questo tipo di percorso? Cioè, se dicesse che amavo già la filosofia, conterei una balla. Ecco. Non lo so, cioè, comunque sia, ci sono esperienze della vita che poi ti portano. Che ti sì, cioè, certi studi sono sempre stato dell'ignoto, eccetera. Ti hanno sempre affascinato. Se, però, dai più avanti, certo. Più avanti nel tempo, 13 anni, 15 anni, eccetera. Certo. Proprio ero distante. Era un ragazzo, insomma, era un ragazzino normalissimo, sì, assolutamente, poi, che poi viveva la sua vita, faceva... Sì, vivevo già nella casa in cui mia madre era maestra, mio nonno era quel personaggio che era, insomma, vivevo già a contatto con la cultura, eccetera, ma praticamente, anzi, ti dico di più, fino ai 10 anni... mia mamma era sempre in giro, allora le maestre andavano anche in Valsesia a fare scuola, eccetera. Sì. E io ho vissuto in una cascina, no? Perché la cosa strana, e adesso qui apro una parente, come diceva Edoardo, si sono incontrati mia madre e mio padre, mondi completamente diversi. Perché mia madre veniva da Parigi, mio padre abitava in una cascina nella Valle dell'Elvo, no? Cioè, quindi realtà totalmente diverse. E questa cosa, cioè, anche per me, ho vissuto i primi 7, 8, 10 anni, ho vissuto in cascina, con tutte le tradizioni della cascina. Vivendo proprio realmente, sì, cioè, la vita della cascina. Molto presente quelle tradizioni, che il porcataio, certo, la battuta del grano, eccetera, che adesso sono scomparse, eccetera. Con un mondo che è scomparso. Secondo te, anche così dal tuo punto di vista, il fatto di aver perso questi rapporti con quello che tu dici, sì, con queste tradizioni, è una cosa, sì, negativa? O una cosa, sì, cioè... È un passaggio obbligatorio? Bisogna recuperare assolutamente certe cose della tradizione contadina e certe cose del dialetto, eccetera, perché certe realtà dette in italiano e spiegate in italiano perdono completamente. Però non fossilizzarsi lì, cioè non farne un dogma, cioè quello che, ecco, renderle dialettiche in sé, perché se non le rendiamo dialettiche, siamo reazionari, cioè ci fermiamo lì, no? Cioè, recuperarle e introdurle in un altro contesto. E ecco, proseguirle. Però questo non è stato fatto, noi li abbiamo un po' abbandonati. Chi invece fa questi studi, anche piemontesi, eccetera, a volte ha la tendenza a fossilizzarsi solo in questi studi e non vedere l'insieme. Troppo. Che invece è un patrimonio da recuperare, cioè io ho in mente il mio amico Tao Buratti, eccetera, insomma, che non le fossilizzava lì, cioè, ma le apriva da altre cose. Certo, ecco. Certo. Senti Roberto, così parlare ovviamente di argomenti che, quando si parla di arte, di filosofia, di matematica, di psicologia, sono veramente argomenti particolari, ma secondo me, siccome tu sei stato anche insegnante, i ragazzi, i giovani, quello che sarà il mondo di domani, di postdomani, fra 20 anni, fra 30 anni, sarà sempre più aperto a questo tipo di modo di parlare, voglia di aperture o no? Negli ultimi anni sono stato un po' pessimista in queste cose. Però non bisogna esserlo, perché tutte le epoche
si fanno i soliti sbagli. La mia generazione, la famigerata generazione del 68, che è andata bene o male, insomma, e cioè, adesso che sono fuori dalla scuola, ogni tanto ho la tentazione di non capire più, di il vedere mondo, come marziani questi giovani, eccetera, eccetera. Ma mi pento perché, facendo così, mi chiudo. Cioè, tutte le epoche e tutte le generazioni hanno qualcosa di buono, cioè non mi chiuderei. Certo, quando vedo il comportamento, non so, sputare per terra come fanno tanti giovani, cioè queste cose mi dicono porca miseria, tutta la memoria storica millenaria dove è andata a finire. Ecco, cioè, però mi ricredo subito, ecco, perché è un atteggiamento da vecchio questo, cioè da e quindi dice che, io voglio vedere in positivo, no, anche bisogna vincere questa tendenza, certo, cioè, perché si chiude in seno, ecco, cioè. Sai che è passata mezz'ora insieme? Che miseria. È passata velocemente. Questo per dire veramente quando una persona ha tante cose da dire, tante cose veramente da... come il tempo diventa limitato, piccolo. Quindi come la percezione... Relativo, assolutamente. La percezione si fa proprio anche in queste cose. Io direi questo, abbiamo cominciato a presentarti, cercheremo magari anche di seguirti nell'incontro che tu avrai in provincia. Intanto ti ringraziamo di essere stato veramente il nostro ospite. Ti faccio ancora una cosa, una domanda che sembra banale ma non è scontata. Questa ricerca, a volte si dice noi abbiamo veramente questi menti che riescono in Italia, riuscirebbero in Italia veramente a realizzare molto, ma a volte se ne vanno dall'Italia perché non ci sono le condizioni sufficienti per poter lavorare. Tu dici questo è vero? È un grave problema, cioè io ho degli amici che non fanno una ricerca teorica come la mia, perché io sono un cavallo che tira da solo, ecco, cioè poi cioè, io la faccio una ricerca particolare, ma chi ha bisogno di laboratori e chi ha bisogno di queste cose, in Italia non c'è molto spazio, cioè purtroppo dico una banalità, ecco, il problema c'è, che sappiamo quindi, tutti, comunque, ecco. Il problema esiste, sì, veramente. Sì, perché io ho degli amici, figli di amici che sono in Svizzera, sono considerati, scrivo sul giornale come Nature, eccetera, insomma, e che prendono l'autistipendio, ecco, cioè qui in Italia... Cioè, sarebbero ma assolutamente... è un fatto di politica, e io di politica ci capisco poco, preferisco fare il metafisico. Dice che a questo punto forse diventa veramente di questi tempi... anche più opportuno. Grazie veramente, grazie, okay. Roberto Bertagnoni di essere stato nostro ospite. Grazie. Auguri veramente per tutto quello che sei, il proseguimento dei tuoi studi, delle tue ricerche, del tuo lavoro. Se la salute mi lascia, penso assolutamente di continuare sì, un po' di anni. Bocca al lupo sicuramente. Okay. Grazie a voi e al prossimo mercoledì.